Nel pomeriggio di ieri un'abitazione è stata divorata dalle fiamme a Pontenure, salvo l'uomo all'interno, mentre la moglie e la figlia erano fortunatamente fuori casa. Questa mattina è immediatamente scattata la catena di solidarietà tra parrocchia, comune e Caritas. Durante l'ultimo fine settimana Piacenza è stata colpita da una serie di furti nel centro cittadino. Tra i luoghi saccheggiati ci sono bar e la scuola Alberoni. Gli episodi avvenuti in poche ore presentano modalità simili e un magro bottino. Nel 2023 l'Eli Ambulanza ha effettuato 290 interventi nella nostra provincia e 188 nei primi sei mesi del 2024. I servizi di Eli Soccorso ora includono sacche di sangue per emergenze. Dalla Francia al Giappone, dal Libano all'India, è iniziata a Pontenure la 23esima edizione di Concorto, la rassegna internazionale dedicata ai cortometraggi. Sabato 24 la consegna dell'Asino d'Oro. Questa sera a Bobbio parte la settimana della letteratura. Dopo tre giorni di riposo, il Piacenza ha ripreso la preparazione. Mercoledì alle 18, amichevole contro il Varese a Trabo. Mercato ancora in fermento, si lavora per un esterno d'attacco e un centrocampista. Tutte le notizie proseguono come sempre sul nostro sito www.liberta.it.